Ben ritrovati amici tifosi biancoscudati. Ben ritrovati ragazzi e ben ritrovato ancora una volta al mio amico Nick. Buonasera a tutti, ragazzi. Appena usciti dallo stadio Euganeo per la decima giornata, il turno infrasettimanale in questa serata di Champions League, invece protagonista ancora una volta il nostro amato Calcio Padova. I nostri amati biancoscudati. Un pareggio 0-0, quindi la striscia continua, però quello che cambia in questa serata è che la Padova perde la leadership della classifica In favore del Mantova. di Davide Posanzini, che diventa la nuova capolista grazie al successo di misura quest'oggi contro un'altra Provincella. forza di questo girone A che è davvero molto equilibrato. Ai ranghi di partenza era difficile pensare ad un girone A così equilibrato e di questo valore, visti comunque i campionati delle ultime stagioni. Vero, vero. Invece è un campionato molto equilibrato e giornata dopo giornata ci sono tantissime sorprese. Sì, L'ennesima è successa in quel del velodromo Pavesi di Ferenzuola, dove i padroni di casa, dopo quattro sconfitte consecutive, vincono a sorpresa 3-1 contro il Vicenza. direi crisi ormai per il Vicenza, cioè. Allora, non diciamo nulla perché tra pochi giorni sappiamo bene cosa ci sarà alla Menti domenica alle ore 14, e però comunque un pareggio, tre sconfitte. Sono quattro partite senza vittoria per la formazione di Aimodiana, che continua comunque ad avere anche brutto ricordo del velodromo Pavesi dopo la sconfitta lo scorso anno alla guida della Reggiana 5-0 contro Firenzuola. Quest'anno invece una tris in terra emiliana. Mi hai fatto venire in mente, è tipo alla pari della Pergolettese per noi l'anno scorso. Esatto. Quindi e questa trasferta rimane comunque indigesta per l'ex calciatore di Sampdoria e Torino. Tornando comunque invece al nostro amato Calcio Padova, questo la domanda che comunque anche rivolgiamo a tutti i tifosi biancoscudati che poi comunque interverranno nei commenti è questa. Da una parte, è un punto guadagnato oppure sono due punti persi? Allora, secondo me, come ti dicevo off camera, sono più due punti persi quelli con la Pro Patria e la Pro Sesto. Per Assolutamente. come ho visto anche la partita, primo tempo, secondo me meritavano anche qualcosina loro. Magari non dico il vantaggio, però hanno meritato di più. Tanto possesso palla per gli uomini di Massimo Pavanel, che quindi tornava quest'oggi per la prima volta da avversario qui allo Stadio Euganeo. Per i primi 15 minuti le Pantere hanno comunque dominato per quanto riguarda il possesso palla. La prima occasione della partita capita grazie al colpo di testa alato di Bortolussi, che quindi interrompe la sua striscia di quattro partite consecutive a segno Esatto. e rimanda comunque questo duello uno contro uno contro l'argentino Ferrari a domenica pomeriggio, perché non sarà solamente Vicenza contro Padova, ma sarà soprattutto Franco Ferrari contro Mattia The Bortolussi. Bomber a confronto, esatto. Esattamente. E Padova ha cercato comunque di poter gestire un po' meglio nella seconda parte del primo tempo. L'occasione principale nasce da una bella apertura di Varas, che continua l'azione e poi arriverà al limite dell'area, grazie al suggerimento di Kirwan, un po' a replicare quello che era successo sabato sera ad Arzignano. L'assist di Kirwan per il destro vincente di Capelli, questa volta la conclusione di Varas però termina a lato. Però l'occasione principale capita sui piedi di Auri Lietto al minuto numero 42 su un calcio piazzato da parte di Rolando. Lì abbiamo tremato. Sì, assolutamente sì. Secondo tempo abbastanza equilibrato. Nel finale cosa ha fatto Fallani? L'ha Veramente. tolta, eh? L'ha tolta Sì, mi è dall'angolino. venuto da piangere. Stavo vedendo l'azione e ho detto: non è possibile. Neanche questa, È oggi stato proprio molto non bravo gira. Fusi a crederci, a Sì. partire a testa bassa e poi anche a concludere. In questo momento non ci sono dubbi. Fusi titolare
Dezze in panchina. E non solo, cioè De Marchi, io l'avevo letta bene quando ho visto Kirwan esterno e non Capelli, ho detto qua mi sa che Capelli lo mette al posto di De Marchi. Mi dispiace dirlo, De Marchi dovrebbe avere il fisico per difendere i palloni, fare sportellate e magari servire qualche palla per gli altri giocatori, per gli altri compagni che arrivano, ma non riesce proprio. Perdi i contrasti, non tiene un pallone in questo momento, davvero avere tutte quelle defezioni lì davanti è un limite. Sì, questo lo dobbiamo assolutamente dire. E tornando al discorso, un punto guadagnato, due punti persi, secondo me è un punto guadagnato, anche perché nel finale abbiamo rischiato di subire il gol del vantaggio in contropiede su un'azione di sfondamento da parte della formazione ospite. C'è stato il destro a giro dell'ex Triestina Procaccio che ha sfiorato davvero l'angolino. Sì, sì, Donnarumma ha battuto. Lo ribadisco anch'io, come ho detto, i due punti persi erano più con la Pro Sesto e la Pro Patria, qua è un punto guadagnato perché Renate comunque ha giocato bene, e volevo sottolineare che Pavanel fa giocare bene le proprie squadre, e sinceramente è un ex che però provo ancora stima per lui, perché comunque non aveva fatto male. Lo ricordiamo ancora una volta, nel suo percorso qui a Padova solamente due sconfitte, quindi esatto, uno degli esoneri davvero più discussi, tra virgolette. Sì, assolutamente. Ecco, quindi ragazzi, in questa serata di Champions League in cui la Serie C è la grande protagonista, arriva questo pareggio 0-0. A questo punto arriva il match dell'anno, arriva il match da non sbagliare, arriva un match in cui andrai a Vicenza domenica sera in una situazione in cui il Padova potrebbe comunque anche avere l'opzione di mandare i Lani Rossi a meno 10. Ultima pillola statistica, è da un mese che non vinciamo qui in casa. Lugano, lo ricordiamo perché lo scorso anno c'è stato un arco temporale incredibile in cui il Padova non ha più vinto qui allo stadio Lugano. Esatto. Due sconfitte in 17 partite sotto la guida tecnica di Vincenzo Dorente sono numeri importantissimi, però tanti pareggi e poche vittorie. Quindi bisognerà comunque anche sterzare questa statistica se il Padova vorrà comunque mantenere le possibilità di giocarsi questo girone A, che, lo vogliamo ancora una volta sottolineare, è davvero molto più complicato di quello che si poteva immaginare, sì, all'inizio stagione. Poi ovviamente noi siamo ancora lì e quindi faremo di tutto di per rimanerci e di sfruttare anche i passi falsi che le altre, esatto, spesso abbiamo visto che comunque possono capitare, esatto, da una parte e dall'altra. Esatto. Quindi ragazzi, ovviamente dobbiamo stringerci in questi giorni con i giocatori, tutta la città, questo è importante, per poi cercare di fare una piccola grande impresa domenica pomeriggio, perché domenica pomeriggio è la partita dell'anno, è la partita da non sbagliare, è una partita che bisogna assolutamente prendersi almeno un punto per poter continuare anche questa striscia. Esatto, assolutamente. Grazie Nick, alla prossima. E come sempre, ragazzi, forza Padova! Forza Padova! Il coro finale, i tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza bianco scudoare, i tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza bianco scudo, ciao a tutti ragazzi.